Ciao ragazzi, come va? Eccomi qua con questo nuovo video. Guardate questo divano com'era mal ridotto e guardate invece adesso come l'ho trasformato. Questo restauro l'ho potuto fare grazie ai prodotti dell'azienda Rafiol. La superficie in ecopelle, come potete notare, era inguardabile, ma utilizzando i prodotti giusti adesso sembra nuovo di fabbrica. Se anche voi avete necessità di rinnovare il vostro divano, in descrizione di questo video troverete tutti i riferimenti per poter acquistare ciò di cui avrete bisogno. Vi garantisco che con i miei consigli farete davvero un ottimo lavoro. La cosa fantastica è che possiamo dare anche nuova vita a un giubbotto in pelle naturale come questo, rovinato dal tempo. Guardate qua, sembra appena acquistato. Oppure possiamo mettere a nuovo le nostre scarpe in cuoio che altrimenti sarebbero da buttare. Cambiare anche colore alla nostra borsa preferita. Guardate qua che bella. Rinnovare le nostre cinture in cuoio e infine fare anche tante altre cose. Buona visione a tutti. Allora, il divano me lo porto a casa, ovviamente per lavorare con più comodità. Mi sono costruito questo piccolo carrello per poterlo spostare durante l'intera lavorazione. Guardate qua come è rovinata la superficie. Ho scelto di effettuare la dimostrazione su questo divano per dimostrare la validità dei prodotti dell'azienda Rafiol. Per prima cosa vado a carteggiare con questa carta abrasiva dalla grana numero 180 per far cadere quei pezzettini di ecopelle che sono in fase di distacco. Guardate qua ad esempio. Sicuramente il vostro divano non sarà ridotto così male come questo che vi sto mostrando. Probabilmente sarà solo un po' scolorito o semplicemente al vostro divano volete solo cambiare di colore. In questo caso allora vi consiglio fortemente di continuare a guardare il mio video perché più avanti vi spiegherò esattamente cosa fare. Per quanto riguarda questo lavoro invece potete anche utilizzare una spatola per rimuovere quello strato di similpelle in fase di distacco. Nelle vicinanze delle cuciture vado a effettuare una microincisione con un taglierino. Questo per poter poi rimuovere più facilmente lo strato di similpelle come vi sto mostrando nel video. Mi raccomando, non fate molta pressione perché altrimenti rischierete di tagliare il cotone delle cuciture. Bisogna anche evitare di tagliare il tessuto sottostante. In questo caso farete veramente un grosso guaio. Per evitare questo problema vi consiglio di utilizzare sempre una lama nuova. Usatela con delicatezza e mi raccomando, non fate molta pressione. Come già vi ho accennato, questo lavoro è un caso limite, il divano in questione è davvero molto rovinato. Ho scelto di fare il tutorial su questo perché il mio scopo è quello di dimostrare che se riesco a metterlo a posto, allora veramente possiamo rinnovare qualsiasi divano in circolazione. Se sul vostro divano avete rimosso la parte di similpelle in fase di distacco, adesso è opportuno passare un po' di carta abrasiva dalla grana numero 180. Chiedo scusa se mi ripeto, ribadisco che non è necessario rimuovere lo strato superficiale di similpelle come ho fatto fino adesso. Se è ben ancorato al tessuto, vi invito fortemente a non farlo, anzi vi consiglio di seguire direttamente i consigli che vi do più avanti. A questo punto, se avete un attrezzo come questo che si chiama leva pelucchi, vi suggerisco di utilizzarlo perché ormai la superficie si presenta molto lanosa, quindi ci sarebbero tanti pelucchi sporgenti da eliminare. Naturalmente, se non disponete di questo attrezzo potete anche fare a meno, solo che allungherete un pochettino i tempi di lavorazione.
Questo attrezzo si comporta come un tagliaerba che va a raschiare la superficie, infatti guardate qua quanti pelucchi sporgenti ho rimosso. Questo è un comune alcol etilico, lo userò per pulire, quindi ne verso un po' dentro questo nebulizzatore. Inoltre utilizzate anche un panno per di buona qualità, non si deve screpolare durante l'uso. Se ci sono ancora piccoli brandelli di similpelle, allora per rimuoverli vi consiglio di utilizzare una comune pinzetta per sopracciglia. Questo prodotto, di nome Regener Special, serve per rigenerare divani, scarpe, giubbotti, sedili e molto altro in ecopelle o pelle. È prodotto dall'azienda Rafiol, come potete vedere. Con questo devo ricostruire lo strato di similpelle che ho rimosso. In questa fase lo diluisco aggiungendo il 30% di acqua. Per applicarlo userò questo comune pennello che si utilizza normalmente per lo smalto all'acqua, perché ha un pelo molto morbido. Come avete visto, l'ho diluito molto perché deve poter penetrare in profondità nel tessuto. Questo per favorire poi successivamente l'ancoraggio di altre mani dello stesso prodotto che farò più avanti. Per adesso mi limito ad applicare il Regener solo sul tessuto scoperto, perché è qui che devo fare il grosso del lavoro. Infatti questo lo faccio perché devo ricostruire lo strato di ecopelle che ho rimosso. In questa fase ovviamente consumeremo molto prodotto, perché il tessuto si comporta proprio come una spugna che assorbe tanto. Probabilmente il vostro divano non sarà ridotto così male come questo che vi sto mostrando e quindi non necessita sicuramente di un intervento così invasivo. Forse il vostro divano in similpelle oppure in pelle sarà solo leggermente sbiadito e con qualche piccola abrasione, oppure semplicemente volete solo cambiargli colore per rinnovarlo. In questo caso rigenerarlo sarà davvero un gioco da ragazzi usando i prodotti della Rafiol. Più avanti nel corso di questo tutorial vi spiegherò in questo caso cosa fare. In questo punto ci sono piccole aree con il tessuto scoperto, quindi applico il prodotto solo in queste aree perché è qui che devo ricostruire. La seconda passata va fatta sempre diluita con il 30% di acqua. Possiamo farla anche subito perché, come già vi ho detto, essendo il tessuto molto assorbente, il prodotto si asciuga velocemente. Ora faccio la terza e la quarta mano, ma questa volta il prodotto deve essere più concentrato. Quindi diluisco soltanto aggiungendo il 7% di acqua, questo perché dobbiamo ricostruire lo strato di similpelle che abbiamo rimosso. In questo punto c'è un foro che devo chiudere, quindi carteggio prima con la carta abrasiva dalla grana numero 180. Pulisco con l'alcol etilico.
poi prendo un pezzo di stoffa di tela come questo e ne ritaglio un pezzettino che deve essere più grosso leggermente del foro che devo chiudere. Poi utilizzo un ago per fissare al centro del foro questo pezzettino di tela. In questo modo non c'è il rischio che si possa spostare la tela mentre la infilo dentro. A questo punto, per farlo incollare, utilizzo il prodotto rigenerante senza diluirlo e ne metto un poco sotto usando un pennellino. Ok, ora posso rimuovere l'ago. Utilizzo un phon per asciugare per fare prima. Una volta asciugato, vado ad applicare questo Regener stucco. Questo non è altro che lo stesso prodotto nero che ho utilizzato fino adesso, solo che è molto concentrato, quindi si fa prima a pareggiare la superficie. Ad asciugatura avvenuta applico anche una seconda passata. Ecco lo stucco ancora fresco, vado a schiacciare con pennellino i bordi del contorno. A questo punto le quattro mani di prodotto si sono asciugate, quindi vado a carteggiare con questa carta abrasiva dalla grana numero 120 per rendere la superficie liscia e priva di difetti. Le imperfezioni da rimuovere le trovate soprattutto intorno o nelle vicinanze delle cuciture. In questo punto si intravedono due tagli che ho fatto con il taglierino, quindi vado a carteggiare, così dopo applico un po' di stucco per eliminare questo problema. Per fare prima carteggiare, vi consiglio di cambiare spesso la carta abrasiva. In questo punto noterete che lo strato di similpelle si è tolto solo parzialmente, quindi carteggio sul confine di quest'area per ridurre lo scalino che si è creato. Dopo carteggiato, guardate, purtroppo si intravede ancora lo scalino o il dislivello, insomma. Allora vado ad applicare un po' di Regener stucco per cercare di eliminarlo. Dopo applicato lo stucco, quando è ancora fresco, guardate, vado a passare un po' il dito ai confini di questo stucco per cercare di evitare che si formi di nuovo un altro scalino. Faccio questo, così dopo, quando dovrò carteggiare per rendere la superficie liscia, farò molto prima. Mi raccomando, guardate, il dito lo passo solo sul confine della stuccatura e non sopra. Precisamente ai lati per stendere lo stucco, per schiacciarlo, insomma, ecco. Dopo 4-5 ore userò la carta abrasiva, eccola qua, dalla grana 180 per carteggiare. Spruzzo un po' di alcol etilico, che in questo caso questo alcol servirà anche per sciogliere lo stucco. Così facendo riuscirò ad ottenere una superficie liscia molto più velocemente. In pratica l'alcol si comporta proprio come se fosse un solvente che scioglie lo stucco mentre carteggio. Detto questo, vi consiglio di fermarvi ogni minuto dopo che avete iniziato a carteggiare e pulite immediatamente, altrimenti questo stucco che si è sciolto diventa molto denso e difficile da rimuovere. In questo caso fateci una spruzzata di alcol sopra e poi passate subito il pannopel. We'll be right back.
che in quest'alto punto vado a carteggiare. Infatti, guardate, lo stucco si scioglie. Appena finito di carteggiare, vado a pulire immediatamente con alcol e panopel. Una volta finito, purtroppo nei punti dove abbiamo applicato lo stucco, adesso la superficie si presenta diversa da come era all'origine. Per questo motivo, quindi, applico un po' di stucco col pennello per creare di nuovo quel vecchio disegno che ho cancellato carteggiando. Una volta applicato lo stucco, quando è ancora fresco, vado a tamponare con questa spugnetta che si usa normalmente per lavare i piatti. Con questo trucco vado a ricreare di nuovo il disegno della buccia d'arancia che c'era prima di lavorarci sopra. In questo punto, vi ricordate, c'era un foro. Ora carteggio per eliminare lo stucco in eccesso. Anche qua adesso faccio come ho fatto prima, ossia vado ad applicare un po' di stucco con un pennellino. Poi prendo una spugnetta che si usa per lavare i piatti e vado a tamponare sopra. In questo modo vado a riprodurre di nuovo il disegno della similpelle che c'era prima. Bene, ora riprendiamo il lavoro che stavamo facendo prima. Dunque, se sui cuscini noterete dei difetti, dei piccoli tagli, insomma, questo è il momento di applicare un po' di stucco. Nel mio caso si intravedono dei microsulchi, ossia delle micro incisioni che si sono formate a causa dell'uso del taglierino. Quindi applico un po' di stucco per coprire questi difetti. Ovviamente, quando si sarà asciugato lo stucco, utilizzo questa carta abrasiva dalla grana numero 320, molto sottile insomma, e vado a carteggiare fino ad ottenere una superficie abbastanza liscia. Continuo a carteggiare, poi faccio una spruzzata di alcol e pulisco. Vi consiglio sempre di applicare un po' di alcol prima di passare il panopel. In questo modo sarà più facile rimuovere lo stucco che si è sciolto. A questo punto, con il prodotto diluito al 10, massimo 15% di acqua, vado a fare una mano dappertutto. Questa mano la faccio soprattutto per coprire tutte le macchie bianche che ho fatto con lo stucco. Dovete sapere che questo stucco lo potete trovare anche di colore nero, anzi se lo acquistate di questo colore sarà più facile poi coprire le macchie. Questo rullo di spugna lo userò per applicare il prodotto. Ne verso un poco dentro questa vaschetta che serve per intingere il rullo e per distribuire bene il prodotto intorno ad esso. Mi raccomando, questa vaschetta la dovete acquistare per forza perché serve proprio per bagnare il rullo in modo uniforme. Questa passata servirà per evidenziare eventuali difetti che ci possono essere. Infatti, in questi tre cerchi gialli già si intravedono alcuni da rimuovere. Ho scelto di passare il prodotto con il rullo di spugna e poco diluito, diciamo con il 5% di acqua. Questo perché devo riprodurre sulla superficie
la buccia d'arancia che c'era prima di rimuovere quello strato di similpelle che era rovinato. Attenzione, in questa fase il prodotto non deve essere molto diluito. Dovete solo, come già vi ho detto, aggiungere il 5% di acqua, altrimenti non solo non riuscirete a riprodurre la buccia d'arancia, ma si formerebbero delle bollicine d'aria che, rompendosi, lascerebbero sulla superficie tantissimi piccoli crateri, e questa sarebbe davvero una cosa molto brutta da guardare. Detto questo, se applichiamo il prodotto a rullo, mi raccomando, aggiungiamo soltanto il 5% di acqua, questo per scongiurare la formazione di quelle micro bollicine di aria. Una volta che si sarà asciugato il prodotto rigenerante, possiamo intervenire per eliminare queste imperfezioni che vi ho mostrato anche prima. Per questo scopo utilizzerò questa carta abrasiva dalla grana numero 180. Userò anche l'alcol etilico per poter sciogliere un pochettino il prodotto nel mentre carteggio. Noterete che man mano che carteggio il prodotto si assottiglia e si scioglie un pochettino. Alla fine, siccome il prodotto sciolto diventa molto appiccicoso e difficile da rimuovere, vi consiglio di utilizzare comunque l'alcol etilico per pulire. Ok, come vedete ho rimosso quei grossi difetti. A questo punto, per rendermi conto se sono riuscito a rimuovere quelle imperfezioni, devo fare per forza un'altra mano a pennello con il prodotto diluito al 10, massimo 15% di acqua, perché solo in questo modo posso notare se si intravedono ancora quelle imperfezioni. Infatti, come supponevo, in questo punto dove ho carteggiato, adesso si intravede ancora il tessuto scoperto. Quindi devo fare altre mani di prodotto rigenerante per ripristinare lo spessore che ho rimosso. Vi dico subito che in questa fase una sola mano a pennello non è sufficiente per coprire i difetti, quindi dobbiamo aspettare che il prodotto si asciughi, controllare ed eventualmente carteggiare e fare altre mani. Fatto questa premessa, quindi carteggio ancora. Infatti, guardate, in questo punto si intravede ancora qualche imperfezione. Anche in questi altri punti ci sono queste piccole imperfezioni, guardate, che vanno assolutamente rimosse. A questo punto, poiché mi ritengo soddisfatto di come si presenta la superficie, procedo a pulire. Questa volta evito assolutamente di usare l'alcol puro, ma preparo una soluzione fatta da metà alcol e metà acqua. Questo perché altrimenti l'alcol sarebbe molto aggressivo e il prodotto potrebbe sciogliersi. Finalmente siamo nella fase conclusiva. Ora userò questi collant per signore per filtrare il prodotto rigenerante. Infatti, da questo momento in poi, il prodotto che utilizzeremo deve essere sempre e assolutamente privo di impurità. Faccio una prima mano a pennello con il prodotto diluito al 10, massimo 15% di acqua. Per coloro che hanno un divano con la superficie in decopelle liscia, a questo punto del lavoro non devono fare altro che due o tre mani di questo prodotto ed è finita. Poiché invece la superficie di questo divano è ruvida, allora l'ultima passata deve essere fatta con il rullo. Quindi, dopo aver filtrato il prodotto come vi sto mostrando e dopo aver aggiunto soltanto il 5% di acqua, intingo il rullo e vado a ultimare il lavoro. Per evitare di far vedere al lavoro finito i segni del passaggio del rullo, vi consiglio di essere veloci nello stendere il prodotto e di lavorare in luogo fresco per evitare che si possa asciugare nel mentre lo applicate.
Per cui fate esattamente come vi sto mostrando, ossia stendete rapidamente il prodotto fino a scaricare il rullo e poi con il rullo scarico andate a ripassarlo sopra cercando di non premere molto. In questo modo eviterete di far vedere i segni del passaggio di questo rullo. In questo punto, se vi ricordate, c'era il foro che ho chiuso. Anche qua faccio la stessa cosa, applico il prodotto a pennello per coprire lo stucco. E poi, una volta asciugato, faccio una passata con il rullo di spugna per creare la buccia d'arancia simile all'area circostante. È venuto il momento di pitturare anche tutto il resto del divano. Se il vostro divano non è rovinato come i cuscini che vi ho mostrato fino a questo punto del video, ma è solo sbiadito o leggermente screpolato o addirittura se volete solo cambiargli il colore, allora lasciate perdere tutto quello che avete visto fino adesso e ascoltate invece quello che vi dirò da ora in poi. Quindi in questo caso dovete solo carteggiare tutta la superficie con la 320. Mi raccomando, dovete carteggiare solo leggermente, non occorre assolutamente insistere tanto. Infatti, come potete notare, con la mano faccio giusto 4 o 5 movimenti e poi passo oltre. Giusto per farvi fare un'idea, per carteggiare un divano del genere, come quello che vi sto mostrando, dobbiamo impiegare più o meno dai 10 ai 15 minuti. Questo perché, come già vi ho detto, dobbiamo carteggiare solo lievemente per poter opacizzare la superficie in ecopelle. La stessa cosa, a questo punto, ora la faccio anche intorno ai cuscini che già ho parzialmente rinnovato. Mi raccomando, fate attenzione a non far sporcare o graffiare i lati dove abbiamo applicato già il prodotto rigenerante. Questo perché in questi punti la lavorazione già è stata completata. Per pulire vi consiglio di spruzzare la soluzione direttamente sul pannopel e poi passare questo pannopel intorno ai cuscini. Non spruzzate la soluzione direttamente sui cuscini, altrimenti possiamo appunto rovinare le zone che già abbiamo rigenerato. Sul divano invece possiamo vaporizzare questa soluzione direttamente sopra, perché come potete vedere il prodotto non è stato ancora applicato. Anche in questa fase, come già vi ho detto, la soluzione deve essere costituita da metà acqua e metà alcol etilico. Per pitturare userò lo stesso pennello che mi avete visto utilizzare prima. È un pennello speciale perché ha le setole molto morbide, infatti viene utilizzato soprattutto per pitturare con lo smalto all'acqua. Costa più o meno intorno ai 4 euro. Vi ricordo che il prodotto rigenerante in questa fase di lavorazione va diluito solo con il 10, massimo 15% di acqua. Nei punti più scomodi vi consiglio di utilizzare un piccolo pennello come questo. Dunque, carissimi amici, ribadisco che se il vostro divano da rigenerare non è rovinato in modo eccessivo, ma è solo semplicemente sbiadito, oppure se gli volete soltanto cambiare colore, allora non occorre fare tutto quel lavoro che vi ho mostrato fino adesso.
è sufficiente invece carteggiare la superficie con la grana 320, fare poi un paio di mani a pennello con il prodotto rigenerante che si chiama Regener e infine fare due mani del prodotto che fa da finitura e che vi mostrerò più avanti. Ovviamente anche intorno ai cuscini faccio una prima mano, facendo però molta attenzione a non sporcare il lato che già ho rigenerato. La seconda passata va fatta dopo 20-30 minuti, questo dipende anche dalla temperatura ambientale. In ogni caso non potete sbagliarvi perché appena applicato il Regener risulta lucido, quando poi si asciuga diventa invece completamente opaco. E quindi da questo momento in poi potete pitturare quando volete voi, anche un paio di giorni dopo. Questo è un panno catturapolvere, costa solo un euro e va passato sulla superficie del divano prima di applicare l'ultimo prodotto che farà da finitura. Non trascurate questo consiglio perché essendo questo panno intinto di una sostanza appiccicosa, passandolo sulla superficie riesce a catturare eventuali peli, pelucchi e polvere, che sono impurità che si noterebbero molto se passassimo direttamente la finitura. In questa fase userò lo stesso tipo di pennello, però mi raccomando deve essere assolutamente nuovo. Questo barattolo contiene il Regener Special Finitura. È una vernice trasparente che serve per la finitura. È prodotta dall'azienda Rafiol, così come tutte le altre cose che vi ho mostrato fino adesso. Per diluirla vi consiglio di aggiungere soltanto il 25% di acqua. Questa finitura serve per proteggere il prodotto rigenerante di colore nero che abbiamo applicato dappertutto. Mi raccomando, questa finitura non è molto elastica, quindi vi consiglio di fare soltanto due passate, altrimenti si spaccherebbe. Dovete sapere che questa vernice è di rapida essiccazione, quindi vi consiglio di essere veloci nell'applicarla per evitare che si possano vedere i segni del pennello. Se ci fate caso, il divano è formato da tanti pezzi di similpelle cuciti insieme. Bene, il trucco per non far vedere i segni del pennello sta nel pitturare un pezzo alla volta, come sto facendo adesso, guardate. Bene. Dopo che avrò finito questo rettangolo, poi passo al rettangolo a fianco. Mi raccomando, il panno catturapolvere va passato qualche istante prima di passare la finitura, come sto facendo proprio adesso con questo cuscino. Non fatelo molto prima, altrimenti la polvere comunque si depositerà di nuovo. Anche su questo cuscino dobbiamo essere veloci nell'applicare il prodotto che fa da finitura. Praticamente non dobbiamo dargli il tempo che si possa asciugare nel mentre lo stendiamo. Una volta terminato, prendete il cuscino e mettetelo in un luogo riparato dalla polvere. Questo perché il prodotto, essendo ancora fresco, si può attaccare qualcosa sopra, tipo un moscerino, un pelucco, qualsiasi cosa. In questo caso si noterebbe subito. Se accade, allora dovete aspettare che la finitura si asciughi, carteggiare con la 320 un'altra volta in modo leggero e poi fare un'altra mano di finitura. Ok, ripeto la procedura. Quindi passo prima il panno catturapolvere,
Una volta terminato, poi incomincio ad applicare il prodotto che fa da finitura. Questa finitura è lucida, comunque se volete potete anche richiederla più opaca, è una questione di gusto, sta a voi decidere. Attenzione, se il vostro divano ha i cuscini fissi, allora l'unico sistema per pitturare tra questi senza farli incollare ovviamente è quello di mettere qualcosa in mezzo per tenerli scostati nel mentre lavorate. Io ad esempio sto usando dei barattoli di vetro. In questo modo daremo il tempo al prodotto rigenerante di potersi asciugare. Prima di rimuovere di nuovo i barattoli, vi consiglio di completare la zona applicando sia il rigenere e sia il prodotto che farà da finitura, e poi possiamo passare a un altro posto. Detto questo, una volta che avremo distanziato i cuscini, andremo a pitturarci in mezzo con il pennello. In questo momento sto facendo solo finta di pitturare per mostrarvi come fare. Infatti il pennello che sto usando non è sporco di pittura. Una volta che avremo fatto le due mani di rigenere e le due mani di finitura, dobbiamo solo attendere che i prodotti si asciughino e poi passiamo a un altro posto. Dunque, la lavorazione del divano è completata. Ora devo mettere solo a nuovo questi piedini e poi vi mostrerò il lavoro completo. Vedrete che vi lascerò davvero a bocca aperta. Per questo scopo applico prima questo fondo riempitivo della VMD Italia, questo per coprire eventuali imperfezioni. Poi per concludere faccio un paio di mani di questa vernice nera, sempre della VMD Italia. Ho concluso, ora non mi resta che consegnare il divano al mio carissimo amico Pasquale. Sono certo che sarà contento di vedere quello che ho fatto. Carissimi amici, allora se anche voi avete un divano da rinnovare, vi informo che in descrizione di questo video troverete il link dell'azienda Rafiol, presso la quale potete acquistare gli stessi prodotti. Se in futuro avete necessità di pulirlo, allora utilizzate questo detergente neutro prodotto sempre dall'azienda Rafiol. Guardate che bello! Devo dire che il risultato è davvero stupefacente. I cuscini sono morbidi e il divano ora si presenta praticamente come se fosse nuovo di fabbrica. Bene, adesso non andate via perché vi mostro brevemente altri modi di come utilizzare i prodotti rigeneranti della Rafiol. Ad esempio guardate questo giubbotto in pelle naturale, è completamente logorato dal tempo. Addirittura ci sono dei grossi tagli. Normalmente quindi sarebbe proprio da buttare via. Quindi passo un po' di carta abrasiva sulla lesione da riparare. Poi inserisco un pezzo di tela nel foro da chiudere. Applico quindi un po' di stucco rigenerante. Il giorno dopo carteggio sullo stucco e anche un po' su tutto il giubbotto. Una volta pulito con l'alcol, ovviamente proteggo le parti che non devo sporcare. Inoltre, come prodotto rigenerante, questa volta utilizzo il rigenere di colore marrone e faccio come di consueto due mani. Infine, per ultimare e proteggere il lavoro fatto, applico anche due mani di rigenere finitura ed ho fatto.
Questa finitura è lucida. Comunque, se volete, potete anche richiederla più opaca. È una questione di gusto, sta a voi decidere. È possibile rigenerare anche queste scarpe di cuoio che sono in pessimo stato. Rimuovo quindi prima i pezzettini di pelle che sono in fase di distacco. Poi carteggio ed applico un po' di Regener che farà da impregnante. Una volta asciugato, applico anche un po' di Regener stucco per pareggiare la superficie. Il giorno dopo carteggio lo stucco e un po' tutta la scarpa e poi pulisco. A questo punto faccio un paio di mani con il prodotto rigenerante, che sarebbe il Regener. Infine, per concludere e proteggere il lavoro fatto, applico anche un paio di mani di Regener finitura. Con i prodotti della Rafiol possiamo anche cambiare colore alla nostra borsa preferita. Quindi, dopo aver carteggiato e pulito, facciamo due mani di Regener di colore marrone. Infine, per completare, applicheremo due mani di Regener finitura ed anche la borsa è completata. Con questi prodotti possiamo rinnovare davvero tante cose, come ad esempio questa cintura, adesso la faccio ritornare nuova. In poche parole, con questo video vorrei farvi capire che tutto ciò che è in pelle oppure in ecopelle può essere rigenerato. Sta solo a noi decidere di farlo, perché come avete visto è davvero possibile. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questo tutorial? Come avete visto, con i prodotti dell'azienda Rafiol ho fatto davvero un ottimo lavoro. Se anche voi avete necessità di rinnovare il vostro divano, in descrizione di questo video troverete tutti i riferimenti per poter acquistare ciò di cui avrete bisogno. Vi garantisco che con i miei consigli farete davvero un ottimo lavoro. Spero tanto con tutto il cuore di esservi stato di aiuto con i miei consigli. Ora non vi resta che mettervi all'opera e darvi da fare anche voi. Non pensate assolutamente che questa cosa non sia alla vostra portata. Se sono riuscito a farlo io, non vedo il motivo per cui non dovreste farlo anche voi. Comunque il consiglio che vi do è di acquistare un po' di tessuto in ecopelle, che lo pagherete intorno ai 3 o 4 euro a metro quadrato, e di esercitarvi su questo per prendere dimestichezza sia con la tecnica che vi ho mostrato e sia con i materiali che vi ho suggerito. Bene signori, se avete gradito questo tutorial, mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social se potete. Con questi due piccoli gesti, per voi insignificanti ma per me invece molto importanti, darete una bella spinta a questo video e di riflesso ovviamente la darete anche a tutto il mio canale. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!